Yes you are, yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I belong to. Buonasera, benvenuti sul Divanone Bianco. Io già mi sento molto carica, anche se è un po' dolorante. Però so che voi mi aiuterete. Eccoci qui, ricomincio una nuova puntata di Stress di Notte. Partirei dalla mia estrema destra con la nostra Alessandra Bonomo. Buonasera Alessandra. Buonasera, buonasera a tutti. Stavo quasi dimenticando che avevo io il microfono, quindi giustamente lei aspettava ed io ero rimasta così. Vedi, io rimproverò sempre gli altri di muovere il microfono e poi mi dimentico. Buonasera Enzo Guariglia. Buonasera Manuela Lucchini, da quanto tempo? Non ci vediamo mai più oramai, Mai più. Non ci vediamo, non ci stiamo vedendo. Mai più, ci siamo visti la settimana scorsa, eri in puntata. Io ero vaga da incontro, chi l'ho fatto? Non è che il discorso. È un problema. No, è un piacere, sì. Poi dopo parleremo bene di ognuno. La mia sinistra, la nostra Francesca Monte. Che piacere, ciao, Francesca, di averti qui. Grazie, come stai? Molto molto bene, tra l'altro sono entusiasta di avere questo bel divanone alla mia sinistra estrema, sinistra il nostro Alfonso Paoletta, che non è Paoletta. Ecco, bravo, stavo attento che non... No, giusto per questo, questo Paoletta che mi dà un po'... Tu immagina quando eri a scuola, che giustamente dicevano prima il cognome e poi il nome, oppure dicevano Paoletta direttamente. Ecco, quindi evitiamo a quest'età magari, lo possiamo... Non ricordiamo questi momenti. Sono... Stasera esco con Paoletta, diciamo. No, ma posso, ti racconto una cosa velocissima. In realtà un giorno mi arrivò una telefonata di una ragazza e disse: sei Paoletta? Dissi sì. No, ma non è vero. Dissi: come non è vero? Sono Paoletta. Sì, ma dalla voce non... Sì, ma Paoletta non è il nome, è il cognome. Ah, ok, e chiuso il telefono. Il giorno dopo mi chiamò questo ragazzo Maurizio e mi disse: era mia moglie, perché aveva trovato scritto Paoletta sulla rubrica telefonica e si pensava che era una ragazza. Oh, quindi, e quindi ho fatto, ecco, anche... senza sapere però io che ho salvato un matrimonio, sì, poi hanno fatto un figlio dopo e tutto bene. Grazie a te, tutto anche lì hai collaborato? Sì, l'hanno chiamato Paolo. Ah. Sì. L'importante è che tu abbia collaborato solo in questo senso. No, assolutamente sì. bene. Allora Alfonso, anche tu sei sempre molto attivo per quanto riguarda tantissime attività, immagino soprattutto anche la radio ti prenderà ancora molto. La radio è una passione che voglio dire ho da quando avevo 13 anni, quindi non dico adesso l'età attuale, però sono tantissimi anni che gestisco la direzione artistica di varie radio, conduco una trasmissione molto simpatica dove, anzi volevo salutare anche Stefania che oggi doveva essere qui ma per problemi con il bimbo non è venuta, tanti ragazzi intorno, noi la radio è questa, è passione, allegria, siamo insieme, siamo 7-8 persone dalla redazione, ragazzi, poi Francesca è stata più volte ospite nelle mie trasmissioni, noi regaliamo 2 ore di gioia, di spensieratezza, di bella musica e poi diamo la possibilità ai nuovi emergenti, nuovi gruppi, nuovi talenti di potersi, voglio dire, esibire in quelle 2 ore e poi abbiamo anche la possibilità di avere personaggi come Francesca, che è già un talento, viene a trovarci e dà un valore in più alla trasmissione. Beh, qua talento, cioè, rovescio. Talento, però poi il talent cresce, no? Il talento fa, diciamo, carriera, cresce, diventa grande e soprattutto può a sua volta aiutare i talent. Ma al di là di questo, quello di cui vorrei parlare con te, che mi preme veramente tanto, è il tuo nuovo singolo in uscita prossimamente, in collaborazione con Alex Kalenji, l'ho pronunciato bene? Kenji. Ah, Alex Kenji. Ah, infatti hai ragione, manca una lettera, mi sono presa una vocale in più. E Federico Scavo. Sì, il mio nuovo singolo che uscirà il 23 ottobre su iTunes in esclusiva e poi su tutti i portali online. Sono molto contenta perché è davvero un brano che amo tantissimo, nato con il pianoforte perché io scrivo sempre tutto al piano e poi gli diamo sempre un vestito diverso a ogni pezzo che scrivo, quindi è una canzone pop che ha delle sonorità sicuramente anche club e voglio ringraziare tutto lo staff che ha permesso appunto la realizzazione di questo brano, anche la label manager Ilenia Laconi e i due top DJ Federico Scavo e Alex Genji, che sono delle persone fantastiche, dei producer stupefacenti, devo dire. E quindi collaborare con loro è davvero molto bello. Insomma, potremmo dire Francesca, fermarsi mai. No, assolutamente no, anche perché io amo scrivere e amo anche...
lavorare, andare nei club, diciamo che il talent ti serve tanto perché ti fa conoscere comunque al grande pubblico, però non mi fermo mai e quindi ho in progetto tantissime cose e tanti anche brani in italiano che sto facendo, quindi a breve uscirà sicuramente anche un album tutto in italiano. Poi però una volta ci dovrei dire qualcosa che ti ispira solitamente quando scrivi, cioè qualcosa che ti dà l'ispirazione, luoghi, momenti, avvenimenti. Assolutamente sì, le persone mi ispirano tantissimo, anche i miei fan mi scrivono tutti i giorni sui social e mi lasciano tantissimo, mi raccontano le loro esperienze e mi nutro di tutto questo. E poi quando sono giù mi metto al piano e mi passa tutto, quindi l'arte è veramente una cosa che mi appartiene. Tra l'altro ho ricominciato X Factor. Sì, io sono gelosissima dei nuovi concorrenti ovviamente, però li sostengo perché è un'esperienza davvero meravigliosa, perché entri in un meccanismo assurdo, vivi in 2 mesi e mezzo tutto concentrato e poi, come dice il grande Luca Tommasini, quel palco non te lo regala nessuno. Infatti ho sudato tantissimo per arrivare fin lì. A proposito di palcoscenici, sì, ecco. Tu che sei uno che ci fa ridere, facci ridere. Uno fa ridere, no, io sono normale, ogni tanto fa le imitazioni, ma non è che fanno a forza di figlio. Ogni tanto fa un figlio, ma va bene, ma non è, cioè, tra una risata e l'altra, diciamo. Tu Alessandra non lo conosci, ma lui è l'inseminatore per eccellenza. Perché dici? Allora è ora quasi che ti conosca anch'io, cioè. Puoi seminare lei, scusa. Quando vuoi un figlio, soprattutto se lo vuoi maschio, lui è il seme. Dopo il seme hai detto è ora che ti conosca anche io. No, scusa, quello là, i 2 minuti. Comiche. Adesso si congela anche, non ti preoccupare. C'ho la tosse. È troppo emozionato oggi, è troppo emozionato. Una, dice, la devo conoscere anche io, no. Chissà, dice 2 minuti. Oh, 2 minuti, chi stia avendo? Cioè, lo so, scherzo. No, io invece notavo le fattezze di Francesca, no? Sei la prima cantante 3D, perché 3D? Ho paura! Cadena, immagino che se uno la vede in 3D, nel televisore, nel bello. Hai visto? Molto, meno male. Molto club. È penetrante. Sì, doppi sensi. No, effettivamente, vabbè, mi piace sta 2 pezzi di mano, cioè, capi, bella. Mannaggia a te, non cambi mai. Non cambi mai, no, vabbè, ogni non tanto. Cambi mai, non cambi. Però se lei ti dedica una canzone, tu le dedichi un'imitazione, vai. Noi facciamo i duetti una volta, sai? Fatemi sentire qualcosa. Sono... Sì. Vai. Acqua e sale. Mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo ore d'ore. Cioè, mi fa cantare Mina, capito? Che Mina è intoccabile, dico io. Sì, no, ma te devi anche Celentano, però. Passo, è vero. Perché eri troppo costante, lei andava più... alti e bassi, vabbè che te sei imitatore, lei canta. Ma dico, però, il fatto di essere troppo costante, dici quando non sei, sei incostante, non come a Gabbionetti, cioè incostante, cioè non è buono, cioè sei costante, ma anche buono, cioè, che amma fa? Non lo so. Secondo te Alessandra, consiglio, dai un consiglio. Io dico, continua con le imitazioni, non... continua a seminare, sai? Lasciamo il canto a Francesca. No, il canto libero assolutamente di Francesca. Sei tu. Canto libero di Francesco, canto imitato, insomma, it's mine, ma no problem. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to. Argomento di attualità è questo di cui andiamo a parlare adesso, siete tutti pronti? Mi raccomando, fa il serio. L'Italia è l'unico paese a non riconoscere né le unioni civili né... Che cosa stai facendo? Né i matrimoni per gli omosessuali. Vale a dire, unioni civili, vabbè, lo sappiamo, ad esempio le coppie di fatto che vengono riconosciute in quanto coppia perché semplicemente vivono sotto lo stesso tetto e quindi condividono la casa, sicuramente le spese quotidiane, insomma una serie di cose. Quindi
coppia di fatto, non vengono riconosciuti civilmente, né tantomeno ovviamente viene permesso il matrimonio agli omosessuali. Che cosa ne pensiamo, Paoletta? Beh, che secondo me è una grandissima stupidata e bisogna riconoscerlo, perché credo che siano, che non ci sia nulla di male nell'amore e quindi basta, punto. Cioè, non è che dico più. Bisogna nemmeno andare oltre, voglio dire, è un credo che viene un po' da meccanismi religiosi, tante cose che, voglio dire, ce ne sarebbe da parlare. Comunque io sono pro matrimonio omosessuale. Francesca, però se si pensa al fatto e dici vabbè, allora noi non possiamo permettere il matrimonio omosessuale, anche se io vedo il Papa abbastanza propenso rispetto sì, a tutti sicuro. Gli altri ecclesiastici che ci sono al momento, però quantomeno le unioni civili, cioè non c'è nulla di male alla fin fine. Ma sì. Anche per la tutela del coniuge. Esatto. È fondamentale secondo me. Io ho tantissimi amici gay che mi raccontano la loro esperienza. Io credo che viviamo in un paese un po' arretrato e bigotto, secondo me, ancora. Quindi sono assolutamente pro alle unioni di fatto con il matrimonio. Esatto, è proprio così. Tra l'altro, scusa, ma perché tu da sotto mi dici vai vai che mi sento molto gay? Ma no, guarda, allora, lui ha detto una cosa, Paoletta. Dice la verità, che dica ma così, Uè Paoletta, no vabbè, il fatto è questo, sì, ah, devo dire la mia? No. Sì, di la tua e poi dopo dico quello che volevo dire io, perché ormai mi ha interrotto, quindi ti voglio sentire la tua. Allora, in un menage di coppia ci può essere un'unione, anche una coppia omosessuale. In un menage a tua? No, menage a dua, cioè a due. No, cambia dua. Questo termine, a dual, dual, questo neologismo. Allora, no, credo però ovviamente che non possa esserci comunque un'adozione di figli. Per quale motivo? Perché i figli, secondo me, hanno bisogno delle due figure, del papà e della mamma. E penso proprio che non possa essere sostituita quella figura. Per l'unione va bene così, insomma, se loro vogliono essere unite, vogliono essere anche consacrati, se questo si può fare, ben venga. Quindi c'è anche consacrati. Ma se, allora, guardate, se c'è amore, ed è amore puro, amore vero, perché non anche consacrare questa unione? Sì, indubbiamente, magari, si dice, contro natura, eccetera. Poi si cade nel bigottismo, neanche è bello. Però i figli sono un'altra cosa. Almeno per quanto dura, visto che l'amore dura sempre così poco, almeno voglio dire, facciamolo bene, no? Facciamolo bravissimo. Bene. Allora... Guarda, parli proprio tu che non mi hai voluto sposare. Ma io non te voglio proprio, sei una perta. Con la nocca. È volgare. Allora, quello che volevo dire, praticamente non so di preciso adesso il numero, ma c'è una percentuale, un numero nettamente superiore di coppie che ormai si sposano civilmente e quindi per l'appunto al comune e non più in chiesa, pur potendo scegliere perché magari per l'appunto è il primo matrimonio. Questo perché accade secondo te? Principalmente dicono anche per una questione economica, perché l'assurdo qual è? Che in realtà costi anche di meno sposarsi. E beh, il vestito e tutto l'abbigliamento. No, ma al di là dell'abito, perché molte donne invece vanno anche al comune con l'abito da sposa bianco. Ah, okay. Cioè costa proprio evidentemente nel dover pagare la chiesa, io penso, ahimè. Ahimè, cioè, pare che siano questi. Non costi. Mi risulta. Non importa, credo io. No, non mi risulta. L'abito di un certo tipo. Te risulta, la cerimonia di un certo tipo. Magari anche non so, il tenore in chiesa. Sono tante cose, tante componenti che fanno accrescere i costi, secondo me. Quello è. Però scusami. A parte i costi che siano maggiori in chiesa, credo anche che siano cambiati i tempi proprio. Ora credo che si porti proprio tra virgolette non sposarsi ufficialmente in chiesa, bensì si preferisce più sposarsi in comune o civilmente, proprio perché forse non si dà più quell'importanza al matrimonio che si dava un tempo, o forse anche perché prima si imponeva i genitori imponevano alle famiglie di sposarsi in chiesa, cioè o si sposavano in chiesa oppure non si sposavano proprio, oppure dovevano sposarsi punto e basta, dovevano bensì fare dovevano prendere voti se non si sposavano a una determinata età. Io credo per quanto riguarda poi anche le coppie omosessuali sia un discorso che vada tra virgolette determinati valori come la chiesa proprio, il matrimonio, credo che è un valore così importante che sinceramente io non credo sia giusto, con tutto il rispetto per le coppie omosessuali, che debbano sposarsi in chiesa, ma perché semplicemente le coppie omosessuali hanno tutto il diritto di poter avere di poter esplicitare il loro amore, però credo che il matrimonio sia un attimo una questione più delicata e credo che sia giusto
che debbano sposarsi le persone, il marito e la moglie, rappresenta proprio quella figura di marito e moglie, donna e uomo, Adamo ed Eva, cioè... Questo in chiesa intendi dire, e poi civilmente invece? Civilmente io credo che possono assolutamente sposarsi le persone omosessuali, assolutamente, io sono totalmente aperta all'amore che sia etero che omosessuale, non ho nessuna discriminazione. Comunque io e Guariglia, questo dire, vi vogliamo dare un consiglio, io e Guariglia, prendimi, voglio dare un consiglio, governatore Guariglia, sì. Visto il costo del matrimonio, quando poi ti separi, ti divorzi, ma che avevo sposato a fa, cioè, visto che lui siamo diventati poveri, possiamo dare questo consiglio, non fatelo, cioè, consenta, parli per lei e venga Villa Certosa, ma se lei prima mi ha detto che si scherza. No, qui il governatore che voleva salutare tutti perché she's gone, sta andando. Sì, buonasera, sono Vincenzino, volevo ricordarvi l'appuntamento con il 7 novembre. Cominceremo con le luci d'artista. E nel frattempo cosa dire? Sorbitevi Enzo Guariglia il 6 novembre al Casa Mia e il 28 novembre di nuovo al Casolare, anche perché sono serate straordinarie. Non ci capite che tengo il telefono in casa, però va bene. Ok. Uè Manu, ti saluto, Enzo. È stato un piacere. Cucchia, che no, con l'amante. Il dobbiamo fare vedere. È Casa Mia a Gifoni Sei Casali, e invece ovviamente il Casolare Bellezzano, lo conosciamo, ciao Francesco, vabbè io vado, ciao. È stato un piacere, vabbè, vuoi aspettare almeno che lancio il locale? Oppure me lo vuoi lanciare tu? Vai, vai, lanciati insieme al locale. Qual è il locale? Finalmente ci lasci libera la poltrona. Qual è il locale? Allora amici ascoltatori, per tornare alla Mike, allora I have a dream, diceva Obama, invece io non ho sonno, hai capito? E quindi andiamo al nono sonno con la serata latina, pensa un po'. È tutto molto bello, applausi. Anche Pizzul ci saluta, ciao, vai. Yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to. Eccoci qui, ci siamo nuovamente. Questa volta parliamo un po' anzi principalmente in questa sezione particolare di abbigliamento. Secondo me è per questo che il nostro amico Enzo Guariglia se n'è andato, perché lui da abbigliamento non se ne parla. Perché noi, lui lo sa, no? Che io lo prendo sempre in giro, poverino. Quando mi arriva, non ho fatto in tempo stavolta, ma quando mi arriva Enzo io comincio a dire: quella giacca non va bene, quella camicia non va bene, cambiati le scarpe, fai questo, fai quello, togli la sciarpa. Poverino. Sei un po' cattivo. Abbigliamento. Ma guarda la roba. Peccato che è saltata la domanda, mi dispiace, aveva ragione lui, avrei dovuto anticiparla, così lui adesso ci vede. E mi sta odiando come sempre, ci vediamo alla prossima puntata per far vedere come ti vesti. E così parliamo bene dell'abbigliamento, quindi le tre cose fondamentali che non dovrebbero mai mancare dal tuo armadio. E cosa ti fa inorridire quello che è definito abbigliamento trash? Partiamo dalle tre cose che non devono mancare nell'armadio. Giacca, camicia, cravatta. Ma fantastico. E Converse 4. Che io vesto solo Converse. Adoro. Qualcosa ogni tanto esco fuori dagli schemi, però c'ho oltre 25-26 paia di Converse. Ma non sei l'unico. Guarda, in televisione anche spesso si vedono persone che hanno la giacca, la cravatta, tutto in tiro e poi la Converse. È fantastica la Converse. Io mi avete visto arrivare come ero vestita. Ero così vestita tutta quanta come una bomboniera e poi c'avevo le Converse sotto. Easy. Che bello. Ci sta. Allora, vediamo un po'. Shorts, cappelli, che sono la mia mania più assoluta, e canotte nere, che poi vesto quasi sempre total black, quindi abbiamo notato. Sì, una vampira. E invece anche il trash dobbiamo dire? Sì, aspetta, andiamo prima avanti, andiamo per ordine, parliamo dopo. Allora, assolutamente scarpe col tacco, mai mancare nell'armadio. Va bene, poi l'abbigliamento, cioè dico le tre cose che a me piacciono di più proprio, sono le scarpe, i vestiti e i top, i corpetti, molto aderenti, sì. Queste sono le mie tre cose preferite. Le borse, che io credo che scarpe e borse una donna è tutto, cioè secondo me scarpe e borse la donna esce pazza. Va bene. Sono perfettamente d'accordo con te. Allora, parliamo adesso di abbigliamento trash, che è l'argomento che più mi piace.
quale cosa tu vedi e dici madonna mia c'è proprio un guardabile, una cosa che tu non puoi accettare perché è definito vero e proprio abbigliamento trash? Beh, nel, uomo o donna oppure in generale allora meno, cioè in realtà diciamo l'uno e l'altro, vai. In realtà molte volte mi capita di vedere per strada delle donne vestite con molto molto alla moda, ma forse quando escono di casa non si guardano allo specchio e diventa un po' orribile, cioè mi rendo conto che alcune cose non stanno bene addosso, esatto. Cioè bisognerebbe sentirsi bene innanzitutto con l'abbigliamento, però allo stesso tempo guardarsi e dire però magari io che ho questo difetto, misurare, ragazzi, ecco i difetti ce li abbiamo tutti e almeno copriamoli se ci riusciamo, perché poi bisogna essere anche bravi a capire come coprirli. Avere un abbigliamento insomma anche le donne o la propria fisicità ma anche la propria età secondo me. Quei fuso che voglio dire insomma ecco, ecco insomma. Infatti lei che si veste sempre total black potrebbe ben bene vestirsi sempre, non dico di bianco, ma comunque considerando quanto è magra, snella e bella, ecco la bella ghiattona. E niente, trash secondo me i vestiti bianchi con il perizoma nero non si possono guardare, adoro, no, per niente. E per l'uomo il calzino bianco, io quello è un classico che, io spero che non ci sia più nessuno, no, che un classico. Però li continuano a fare, cioè voglio dire li trovi ancora che li vendono, cioè infatti abbogliti per sempre, mi prego. Invece tu per quanto riguarda gli uomini? Diciamo che ho visto un po' il nostro collega che fa scherzo. No, scherzo. Ma quelle scarpe, insomma, quelle scarpe, guarda. No, vabbè, ma no. Te le avrei fatte inquadrare, sappilo. No, per un uomo, allora io odio un po' chi ostenta anche voglio dire il fisico, non perché io non ce l'abbia magari, ma è perché molte volte si scade troppo, cioè si va oltre e diventa un po' trash. Con la maglietta attillata con quel fisicato. Magari io te lo concedo in palestra, in spiaggia, magari però non in strada normalmente, perché poi diventa poi cioè, troppo spinge. Quando si mettono quelle canottine scollatiste. Cioè, vedete un attimo Mika. Facciamo un esempio Mika. Io lo adoro. Ok? Io adoro Mika. Sì. Cioè, uno stile secondo me eccezionale. Ecco, messo vicino a un ragazzo con un fisico perfetto, mica vince 100-0. Cioè, per sì, quanto è ecco, ha tanta classica, è affascinantissimo, dolcissimo, cioè è una persona stupenda. Sì, anche una cosa. Ecco. Però credo che ora si sta molto ostentando il trash, proprio nel gusto delle ragazzine. Brava. Ad esempio, la moda attuale, che io ho notato che si portano queste cose lunghissime. Ma questi uomini con queste maglie lunghissime che a me non piacciono proprio. Ce l'ha il tuo fidanzato? Guarda, no, io non ho problemi, sono molto schietta, perché c'avevo un amico che ce l'aveva addosso e ho detto madonna, ma come cavolo ti fai a mettere? Invece a me piace, perché lui ha un fisico che gli sta molto bene. Ma lui gli sta molto non bene. Scusami, puoi alzarti un attimo, puoi venire un attimo. Lui sta benissimo, vieni. No, gli sta benissimo. Magari messo magari una persona bassa, no, con un fisico così. Che invece lui sta bene, sotto, però lui sta bene, non è cioè, non capito? È uguale. Vabbè, quella è questione di gusti, però voglio dire molto, molto, molto fashion. Vabbè, no? Certo, sono d'accordo che deve essere alto, deve essere snello, cioè, però è fashion, è moda, voglio dire, non è trash. Io ti voglio raccontare. Che stanno ora, no, scusami. Ma sì, dici che è meglio che ti stanno uccidendo. Mi sembra, cioè, non lo so che mi sembra. Quali sono quelle scarpe? Scarpe che ora stanno uscendo, cioè tipo aperte a tacco, con quel tacco doppio che mettono. Ma femminile? Femminile. Ah, ok. Cioè sono di un uguali. Tutti uguali. Bianche, tra l'altro, ancora peggio del nero. Manco nero comunque sono orrende. Però bianco proprio da dire abolite. Cioè, tagliate. C'è proprio una target, diciamo, trash per le persone. Tagliate nei piedi proprio. Cioè. Tagliate nei piedi. Fate uscire di casa. Ti posso raccontare, scusa, se ho fatto una trasmissione radiofonica settimana scorsa dove parlavamo di calzini, proprio queste cose trash. No? E abbiamo fatto un'intervista a un centro estetico. Sono arrivate le ragazze a dirmi che questa è una cosa che io non sapevo, magari, che i ragazzi si vanno a depilare nelle parti intime.
ci sta. Madonna, ma che dolore. Aspetta, aspetta, aspetta. No, il problema che mi sono posto io quando stavo al telefono con la ragazza d'altra parte, scusa, ma avete anche degli uomini che fanno le cerette? No, lo facciamo noi, ci facciamo un sacco di risate. Quindi, io volevo, volevo raccontare. Le donne sono masochiste. Vabbè, poi io non vado, oltre. Allora, non mi... che se le però... toccano, secondo me fanno anche bene. Allora, questi barboni lunghi. Allora, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Io ce l'ho corto. La barba è sporca. È orrenda, è sporca. Sì. E tra l'altro la barba fa uomo, questo è verissimo, ma una giusta barba. Fa anche il nido, però. Perché secondo me si è passato dallo stile dandy a uno stile bohemian, per questo. Scusa, puoi ripetere? Dallo stile dandy, cioè dall'esteta al bohemian, questo è il problema, cioè quelle barbone troppo lunghe, queste... Il troppo? Sì, no, è proprio cafoni, cioè orrende. No, che poi posso dire, quando ad esempio vedi la tua, è giusta, perché è una barba curata, così piace. Io personalmente comunque non la preferirei magari nel mio compagno, però comunque perché è una bella barba che è il suo stile, ok? Invece io non sopporto le barbe lunghissime, tipo adesso c'è il mio cugino che lo vedo sempre su Facebook, c'ha una barba lunghissima con questi, la maggior parte della barba è diventata bianca, che è una roba orribile, cioè spugliosa, mamma mia, non so veramente come si faccia, bruttissimo. È proprio lo stile. Però ci sono anche donne che amano proprio questo, il tatuaggio, la barba sporca, l'uomo sporco, rozzo, schifoso. E qui, da puzzare. E allora uno, quando esce di casa, mi chiedo, come si deve vestire, come deve, per piacere? E allora, bisogna essere se stessi, magari, è la miglior cosa. È giusto sempre, perché il tatuaggio è bello, però non deve essere troppo, soprattutto su una donna, perché tutte queste donne tatuate sono da quanto orrende, volgari. Ma tutte no. Alla Fedez, parla di tatuaggi veramente magari eccessivi, tipo io i suoi che sono piccini di qua di là li adoro. C'è Love che è bellissimo. Bene, è una serie di qua di là che a me piacciono piccini. Però io non amo quelle cose, sapete cos'è che a me non piace? Però siamo sempre lì, dipende dai gusti. Quando si fanno il tatuaggio qui enorme sulla gamba, non mi piace. Sulla testa. Che poi la devono toccare. Francesca Cipriani. Che c'ha il silicone, non sulla testa. Lo devo dire. Perché noi donne belle, tutte naturali, lo posso dire. È vero. No, vabbè, ma lì per tutta l'eccesso, abbiamo parlato di trash e siamo arrivati proprio al trash più assurdo. No, il problema è un altro, che poi veniamo tutti omologati, perché poi tutti quanti iniziano con questa moda e man mano, pure se non ti piace, te la fai piacere, perché giustamente vedi che tutti la portano. Invece qua sta proprio la personalità. Poi sono 20 anni che noi viviamo in una comunicazione di questo genere. Sono 20 anni, sono 20 anni che la televisione ha trasformato il modo di vivere delle persone, quindi è vero. Poco da... Io poi sono un po' a parte, perché io ad esempio, se si parla di uomini, amo la camicia, cioè per me l'uomo deve avere la camicia che è bianca, magari, no? Bianca, ma no, non solo bianca, ghiaccio, bianca. Mi piace la camicia da morire, ma cioè, qualsiasi, anche le camicie, quelle là quadroni, poi certamente qualche volta, no, quelle quadrettini magari carini, quelle fatte bene, anche il quadretto ma fatto bene, poi quelle cose eccessive, ecco. Certo, anche lì quelle cose tipo fide, fiori con quei camicioni, sono brutte quelle ultime che sono uscite, è vero, bianca, non sbottonate da qua, la camicia è bianca, che dobbiamo vedere tutti i vostri peli, ma la camicia è bianca, punto, io ho 20 camicie bianche, basta, cioè vabbè, ghiaccio, sai, ghiaccio essa bianco, voglio dire, sul celestino. Dovete sapere che avevo un ex, il quale poverino, lui invece assolutamente proprio le camicie non ci stiamo, ma a livello di gusti personali, insomma, era molto diverso da me, proprio agli antipodi. E quindi a un certo punto, per disperazione, siccome lui usava solo magliette, alle volte veramente delle magliette che io non riuscivo ad accettare. Tipo quelle di Che Guevara, quelle cose tutte, tutte che era il tuo ragazzo, quelle robe. Insomma, vabbè, lui insomma, non è che sto dicendo che uno le debba indossare, come il suo fidanzato, che ovviamente ce l'ha mai, a me non piace, però a lei piacerà. Comunque, torniamo a noi. Ho piacere a lui. Anche tanto, ecco. Anche tanto. Ad ogni modo, io addirittura, sapete che cosa feci? Gli nascosi le magliette. Ero disperata di dire non te le mettere, quello ostinato. Allora quelle che proprio, vabbè, lì erano solo magliette in quell'armadio, l'avrei dovuto fare andare in giro nudo,
Però a un certo punto ho preso alcune di queste magliette che proprio non sopportavo, gliele nascosi, fui così brava che lui non se ne accorse, iniziò a cercarle ovunque, pensò ad averle perse. Poi a distanza di tanto tempo gli dissi: vedi, io te le avevo nascoste. Ah, ecco perché ho capito, non me le Ah, poi dopo alla fine vedi, sei riuscita a raggiungere dopo un anno. Adesso usa le camicie oppure lo sai, io non... Vabbè, adesso non siamo insieme. Vabbè, l'hai intravisto con la camicia, magari sai come. Mia fidanzata non usa solo camicie, quindi sono la donna più felice del mondo. Ah, ecco, gliele compri tu magari. No, no, no. C'è amore, ti ho comprato anche. Anche. Scegliamo insieme. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to. E la tipologia di uomo o donna che bisogna assolutamente evitare. Chi vuol cominciare? Io te lo dico subito. Vai. I narcisi. Da evitare. Per la parola, cioè, trovate su vocabolario o su Google, ormai vocabolario non si usa più, la parola narciso, entrate proprio nel profondo di questo, del significato narciso, non la storia di chi è che si specchia, queste cose qua. Si specchia nell'acqua e poi alla fine cade e muore, sì, perché vuole baciare la sua immagine riflessa. Però quello che poi rientra, cioè quello che poi diciamo il significato vero di narciso è altro, quindi andatelo a trovare e poi me lo dite, perché sono persone secondo me da evitare. Okay, in quale circostanza? No, il narciso è in realtà è una persona che sì? Sì, cioè, no, ma più che altro manipola il partner, lo porta dove vuole lui o lei, lo gestisce, quindi in realtà lo vorrebbe in un certo modo, raggiunto l'obiettivo lo ammazza, cioè un po', ecco. Lo ammazza nel senso psicologico, perché lo ammazza comunque durante il rapporto, e adesso voglio dire, è abbastanza lunga come andatelo a vedere nello specifico. Quindi quando conoscete una ragazza o un ragazzo, chiedete se sei narciso. In realtà molti non conoscono il significato vero della parola e ti dicono sì, insomma, sì. Io pensavo in narciso. No, assolutamente no, no. No, quella è la favoletta che ci hanno scritto sopra, perché però non è così. Bene, allora adesso tutti quanti a cercare chi è narciso, perché sono curiosa anch'io. Io ho avuto un'esperienza d'amore con una persona che era estremamente possessiva, quindi alla larga, i gelosoni, cioè, vivi e lascia vivere. No, io sono un essere umano e non devo essere ingabbiata da nessuno. Ed è quello il vero amore, secondo me, quindi... Perché oggi poi vediamo casi di amore criminale, potremmo definirlo. Ho scritto anche un pezzo. Ho scritto un pezzo su questa storia, che sicuramente è personale, però poi io comunque vedo, sento, leggo tante cose su questo argomento che mi tocca tantissimo. E quindi un domani potete ascoltare anche il mio brano che tratta di questo argomento. Quindi amore criminale no. Allora, io secondo me non c'è nessuna tipologia di persona da evitare alla fine, perché bisogna prima conoscere le persone, vedere se ci si può trovare in bene in un rapporto che sia amicizia, amore. Poi se vedi che non è giusta come persona che ti possa affiancare in quel che sia il tuo percorso di vita o in quel che sia semplicemente un'amica, si allontana, perché non credo che si possa andare d'accordo con tutto. Certo. Io odio molto l'invidia. L'invidia credo che non ci sia soltanto tra donne, però ci sta anche in un rapporto di coppia, perché in un rapporto di coppia credo che a volte la personalità di una persona è sempre più forte una, e l'altra persona, se non la affianca, bensì è invidiosa, è da evitare, perché poi si può andare a finire pian piano con la gelosia, la possessione, l'ossessione, è quello che poi è una goccia che fa traboccare un vaso, e poi ovviamente sono tutte reti che comunicano con un nudo, diciamo. E poi si finisce nel troppo. Ecco, è proprio così, il troppo storpio. È vero, noi per questo la invitiamo spesso, dovete sapere, perché lei ci piace proprio. È intelligente, è raro oggi poi incontrare ragazzi. È raro, hai detto bene. Io lei dal primo momento che ci siamo incontrate sul divano, noi già l'ho adorata, quindi ogni volta che viene sono contenta. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to.
Ed eccoci qui, riparliamo, andiamo avanti. Prossimo argomento: cosa mette in crisi un rapporto, il matrimonio, i figli, l'ex o la mancanza di intesa sessuale? Un po' tutto, insomma. C'è un mix praticamente di casini. È una cosa sola, non credo ci sia. Quindi il matrimonio, no, vabbè, perché dovrebbe metterla in crisi? Un rapporto che funziona, il matrimonio, no? Mica lo mette no, in crisi. Anzi, lo dovrebbe figli. Rafforzare. I figli dovrebbero rafforzare. Giusto perché magari poi sono un ostacolo per... Ma non credo, penso che siano un punto d'incontro invece anche nei momenti difficili. L'ex perché? Non ho capito. L'ex perché magari se c'è l'ex moglie. L'ex è stato sempre il problema di un po' di tutte le coppie che si incontrano, perché si inizia sempre col dire raccontami un po' le tue storie passate, e io continuo sempre a dire è una cosa sbagliatissima, bisognerebbe cancellare questo argomento. Quando ti siedi a tavola il passato va cancellato e si ricomincia dal presente per il futuro, perché il passato mio può darti fastidio ed è normale che può dar fastidio, poi magari si racconta piano piano alcune cose, le dice altre no, però queste sono bugie a fin di bene. Ecco, non tutti, cioè tutti abbiamo fatto degli errori nel passato, però si è gelosi anche dillo. Del passato alle volte. No, a volte si è gelosi del passato, perché se io sono innamorato di te, capito, non posso pensare che tu sei stato insieme a lui e mi girano, poi magari se lo incontro per strada, tu lo guardi e dici, queste paranoie assurde ci sono molto spesso. No, lei mi dava ragione, credo che... No, ma ti do ragione soprattutto perché credo che se io sto costruendo un rapporto con una persona deve essere basato su me e te, ecco. Il passato non esiste, cioè per secondo me se si mette in mezzo il passato si vanno a creare solo delle crepe all'interno del rapporto, ma anche perché viviamoci quello che siamo e te, il passato è stato passato, deve essere chiuso, poi se torna è un problema tuo, vuol dire che con me, vuol dire, non è che non ci stavi bene, però se vuole essere, perdonami se ti ho interrotto, soltanto un modo per conoscersi meglio. Cioè io e questo è un problema, perché, passato, ecco, perché tu questo, tu sei una di quelle che vuole conoscere il passato perché vuoi conoscermi meglio. Io questa cosa. Io non dico niente. Tu hai voluto conoscere il passato? A volte è meglio non sapere. Ecco, a volte, però lo chiedi perché sei curiosa. Signor Giocale, vuoi sapere? Come la nostra chicca. Vuole sapere. Ma lei è un'investigatrice, ragazzi, quella donna è pericolosa. Io credo che ci rapportiamo dalla persona che abbiamo di fronte. Secondo me io non sarò mai la stessa persona che sono stata con un mio ex, ma sarò in un altro modo con un'altra persona. È tutta un'alchimia. Sì, però è un problema di fondo. Io. Dall'amore. C'è un problema grandissimo, perché nel momento in cui una donna mi chiede questo, io devo raccontarci 40 anni della mia storia, a te sono 20, capito? Cioè fai prima. Capito? Fai prima, fai un attimo, capito? No, si focalizzano su un ex. L'ultima? No, principale, quella è importante, che poi alla fine se vai vedendo non è manco quella che ti deve dar paura, perché se è finita dopo 4 anni è finita, perché secondo me è un mese a volte, ma è più intenso di 4 anni. Comunque questa ragazza è vero intelligente. No, ma io la adoro. Guarda, davvero incredibile. Sì, dipende dal... E quindi vabbè, la mancata intesa sessuale, quella che direi che è la base, se non c'è quella. Sì. Un 80%. Anche il sesso, il rapporto e quindi sì. È importante avere una buona intesa sessuale. Poi figli non ne ho idea di questo argomento, quindi. Ma secondo me una coppia deve stare bene a prescindere da tutto. E non per forza una coppia deve far figli per essere contenta. Assolutamente. Sei d'accordo con me? Completamente d'accordo. I miei zii si sono sposati entrambi a 50 anni, non erano mai stati sposati, non avevano mai avuto figli, si godono i nipoti. Nella giusta dose, insomma, si godono i bimbi e non vanno oltre, perché stanno bene così. L'importante è che godono, quindi felice. Siamo tutti a posto. Anche perché sono negativi. Esatto, esatto. Sono molto impegnativi. Assolutamente sì, ben detto. Quindi poi dipende dai casi, può darsi anche che il bimbo possa essere un ostacolo alla serenità della coppia. Un ostacolo no, può essere un ostacolo se una delle due persone non è fertile, secondo me. Cioè, secondo me quello crea problemi. Una perché cosa. Dice non si buono, praticamente. No, esce la cosa, no, non si buono. Perché se io non riesco, purtroppo, credo che una persona potrebbe ricercarlo in un altro, che sia la donna o che sia l'uomo. E lì va in crisi, secondo me, tanto la persona che non può avere figli. Infatti, questo è vero, però. Perché non li può avere due, perché pensa, il mio compagno non può avere da me, io non posso dare al mio compagno e si sente la mancanza non solo nei propri compagni. Sì, e forse lì esce la verità se veramente sei innamorato o no. Se si è innamorati si esce più forti di prima e si va avanti insieme. Brava. Però bisogna anche poi pensare se ne ha una forte necessità, io desidero avere
avere un figlio, non è detto sono donna, magari il mio compagno è fertile, io lo amo da morire, però io fino a un tot d'età posso avere figli, poi non oltre, quindi poi a quel punto magari subentra, vabbè, l'inseminazione piuttosto che l'adozione, ma ci sono altri molto, molto, molto complesso, ci sono altri insomma modi. No, io in realtà pensavo, parlando dei bambini, a quando magari c'è un caso in cui si dà troppa attenzione al bambino e quindi poi si tende un po' a non a trascurare. In realtà i bambini vengono prima, cioè nelle coppie, capito? Si mette davanti prima il figlio, poi il rapporto di coppia. Dovrebbe essere così nella normalità, poi voglio dire. È sbagliato, pure secondo me. Perché uno deve vivere la storia d'amore anche come se fossero i primi tempi. Ok, un figlio ti leva tantissimo tempo, però... Ma io dicevo in altro senso, no, non quello. Perde, sì, cioè, sì, no, no, io dicevo l'importanza del figlio, cioè nel senso, lei prima ha detto magari il figlio può essere come ostacolo tra la coppia. Ecco, io... Cioè, può essere l'ostacolo alla... Io penso gelosia, queste cose qua... Della coppia, no? Io, perché alle volte magari anche, che ne so... Ecco, spiegati... Che so, può succedere anche che un genitore rispetto all'altro lo cresca in modo diverso, un modo di vedere ecco, diverso. Ecco, come dicevo io. Io lo cresco in un modo, tu lo cresci in un altro, brava, non ci troviamo e quindi poi anche questo, no? Sì, no, io condivido quello che ha detto Francesca, non sono pienamente d'accordo, perché il momento della coppia non deve essere, voglio dire, cioè ci deve essere sempre, perché poi è lì che succedono poi i casini, quando la coppia si allontana, perché poi non c'è questa attenzione, ecco, tempo, attenzione, così. Però l'educazione, là possiamo, come ha detto lei, siamo diversi, poi ognuno educa, certo, se si riesce a trovare un punto di incontro, il bambino cresce con una sola comunicazione che viene da entrambi i genitori, altrimenti la mamma dice fai così, il padre dice fai così, a un certo punto fa come Hollis, cioè, capito? Poi va a finire che la coppia ovviamente litiga, una serie di cose. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to. Libero delle risposte, tocca a te, devi prima esprimere il desiderio. Lo vuoi dire? Ah, ad alta voce, va bene. Voglio laurearmi il prima possibile. Questo è il mio desiderio. Vediamo il libro che cosa ti dice. Avrei bisogno di saperne di più. Vabbè, mi stai dicendo, non ci metterai altri 2 anni, bensì altri 5. Spero di non fare la fine dei miei coetanei che a 10, tra 30 a 30 anni stanno ancora all'università. No, raga. Avrei bisogno di saperne di più e io dico che Rosario ti distrai, ma come dobbiamo fare? Ma qui la regia si distrae. E io proprio grazie a questa risposta dico che ne saprò di più e non resterò a Fisciano per altri 10 anni come fanno i miei coetanei, bensì studierò di più e tra 2 anni mi laureo. E vai, mi sei piaciuta. Paoletta. No, io presento, che gusto c'è a presentare se no. Esprimere desiderio. Allora, siccome io mi consegnano casa a gennaio e sto soffrendo perché sto dormendo in ufficio, vorrei casa prima. Davvero stai dormendo in ufficio? Sì, sì, sì. Ma dove esattamente? Ma che caso? Cioè, perché... Come si fa a dormire in ufficio? No, nel senso c'è un appartamento e l'ufficio c'è una stanza, ho messo la stanza letto, non è che dormo sul divano, voglio però dire. Però carino, dai. Sì, vero, casa ufficio. Tenero. Sì, tanto. Vorrei che mi consegnassero casa fra 10 giorni. Quanto è caro, Enzo? Dovrai prendere l'iniziativa. Dipende tutto da te. Poi c'è a casa. Cioè, no, vabbè, comunque... Però tutte coloro, tutte le donne che si sentono di volerlo aiutare in questo momento, sì, vogliono portargli, non so, un pranzo, una cena, sì, una colazione, sì, lo vogliono coccolare. Insomma, vadano. Dov'è il tuo ufficio? Ancora? Lascia stare. Non si può dire dov'è l'ufficio. Non si può dire, no. Andiamo. È una domanda sul mio lavoro. Certo. Cosa mi riserverà nel futuro la mia carriera? Vediamo un po'. È un pallino che ho sempre in testa. Prima concediti una pausa. No. Mentale vorrei dire, più che altro, mentale. Ma poi ci vuole del tempo. Quindi aspetta. Pausa per lei. Pausa. Portala da qualche parte. La devi portare in vacanza, insomma, casomai. Dove vorresti andare? A trovare mia sorella finalmente a Phi Phi Island.
Dov'è Fifiana? In Thailandia. Ah, che bello! Infatti, devo assolutamente andarci. Wow, wow, bellissimo. Sì, 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 sì. Vai, vai, vai. Metti pausa sul CD. Mette pausa sul suo CD. Vai, mettete pausa per piacere, noi rimaniamo così fermi. Ma... Allora, no, vabbè, io non lo faccio. No, lo devi fare. No, 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 lo devi fare anche tu. Vai. Vai, forza, tutti vogliamo sapere. Domandina. Vabbè, diciamo che sto pensando a una cosa. E quindi siccome sto pensando... No, no, nulla che riguardi l'amore. È il lavoro, Ci è rimasta male. È il lavoro. Le donne sempre al lavoro. Vabbè, lavoro. Insomma, sto spremendo le meningi, come si suol dire. Vabbè, mi verrà presto... cioè, concretizzeremo quest'idea. Ma no. Agisci come se fosse già vero. Questo è bellissimo, un messaggio bellissimo, motivante. In realtà bisognerebbe sempre pensare così, ad ogni nostro obiettivo e desiderio. Già pensare di averlo realizzato per raggiungerlo. È vero, è vero, è vero. È così. Bisogna fermarsi, mai fermarsi, come dicevamo prima, Franci. Sì, mai fermarsi. Se vuoi puoi. Sì, sì, la determinazione è tutto. Brava, nella brava. Vita, nell'amore, quindi... come un treno. Brava, brava, si vede nei fatti questo. Allora, parliamo un po' di prossimi appuntamenti, piuttosto che di cosa vogliamo parlare. Io vi aspetto ogni giovedì alle 18 in radio, una trasmissione insieme a Stefania Cavaliere che sta avendo un successone, perché parliamo d'amore. Quando si parla d'amore, strano è, ma arrivano messaggi a più non posso. È la cosa più bella che possa esistere, però anche quando parliamo di sesso arrivano messaggi incredibili, quindi voglio dire, niente, ogni giovedì dalle 18 alle 20 siamo in diretta e se volete innamorarvi basta che vi ascoltate la radio e noi vi facciamo innamorare. Ah, cioè fate anche conoscere le persone? Sì, diamo 45 giorni di tempo per fidanzarsi, facciamo un giochetto simpatico. In realtà diciamo che adesso siamo io e Stefania alle cavie. Per l'inizio è stato scelto questo dalla redazione, cioè cercano di far fidanzare me e un'altra ragazza. Adesso il contest che è partito in 45 giorni, arrivano le foto su WhatsApp, arrivano i messaggi e noi facciamo, diciamo, interagiamo con loro. Sì. Però stiamo lanciando questa cosa anche per altri single fortunati. Parlando di single, torniamo al prossimo singolo che sta per uscire. Sì, Stay dal 23 ottobre, esatto, su iTunes in esclusiva e poi su tutti i portali. Voglio ringraziare tutti i miei fan, il mio fan club che mi scrive tutti i giorni, mi supporta e mi sopporta soprattutto. Quindi tutti a smanettare su iTunes il 23, mi raccomando. E vedi come parla bene lei, smanettare, si vede che è proprio una social dipendente, smanettare. Noi ci incontriamo sempre? Sì, dove ci incontriamo spesso. Stiamo programmando qualcosa per l'inverno, ancora tutto nel pentolone. E poi, vabbè. Gira, vediamo un po' la streghetta, vediamo cosa ci tira fuori. Dove ci verrai a beccare anche tu con le telecamere? Ah, bene, sono curiosa. È tornato. Maurizio, è tornato. Maurizio, ritorna dove in sei. Realtà tu Mari. Non manchi mai, Maurizio. Dove sei? Maurizio, dove sei? Dove sei? Ah, che tra l'altro parlando di Maurizio mi viene in mente la nostra amica Raja, che io adoro e sono molto felice perché lei in questo momento sta lavorando, tanto per Striscia la Notizia, così come la vedo anche a Radio 105, questa cosa mi ha entusiasmato tanto, ne sono veramente, potrei dire anche orgogliosa, no? Perché lei si è sempre tanto impegnata, lei è una che non si ferma mai, per l'appunto, tornando a quello che diceva la nostra Francesca, quindi meritocrazia ogni tanto nella vita. Forza Salerno! E allora un bacio a Raja, un bacio a Maurizio, un bacio a tutti i telespettatori di Stress di Notte. I radioascoltatori? Che dici? Va bene così. Glielo mandiamo un bacio. Baciami. Ciao tesoro. Vai, vabbè, ho capito, dai, lasciami il segno. C'è. Smack, smack, smack. Ciao, finisce qui questa puntata di Stress di Notte. Andiamo tutti quanti a nanna. Io ho tanto caldo, quindi mi metterò un pigiamino scollato. Che dite? Yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I believe.